In questa puntata di Lavorare in Svizzera avremo il piacere di parlare con Marco Mazzon, un ragazzo italiano che subito dopo la laurea ha cominciato a lavorare in Svizzera come asset manager. Ecco la sua esperienza e i suoi consigli per chi volesse diventare gestore di patrimoni, chiaramente in Svizzera. Buongiorno Marco, benvenuto, sei il primo ospite di questa serie di interviste di italiani che lavorano in Svizzera, benvenuto. Ciao Luca e grazie per questo invito. Marco Mazzon, raccontaci prima di tutto cosa fai in Svizzera, qual è il tuo lavoro? Io ho iniziato a lavorare in Svizzera come asset manager e ho lavorato tra Lugano e Ginevra, e quindi gestione di clientela privata, gestione di fondi, e attualmente lavoro in una società che fa PMS, quindi un software per aiutare coloro che gestiscono a gestire i propri clienti, a individuare l'optimum del portafoglio e a gestire tutta quella parte di flussi di dati e di analisi che sono necessarie nell'ambito di una della finanza. È il primo. Ok, quindi gestione patrimoniale, quindi uno dei business classici e della Svizzera, perché assieme al cliché del formaggio è sicuramente uno dei business più importanti in Svizzera. Tu che studi hai fatto, Marco? Qual è il tuo background scolastico? Io ho studiato economics in triennale e dopodiché mi sono spostato sulla parte banking and finance in Svizzera. E ho avuto anche due esperienze di studio all'estero, Finlandia e Danimarca. Ok. Quindi la specializzazione l'hai fatta all'università in Svizzera, immagino a Lugano. Esatto, l'ho fatta tra Lugano e Copenaghen. Era un programma doppio. E pensi che questo, aver fatto la specializzazione in Svizzera, abbia aiutato per poi trovare lavoro in Svizzera? Oppure è un qualcosa di abbastanza indifferente, diciamo, per quella che è la tua esperienza? Allora, per quella che è la mia esperienza, sicuramente ha aiutato, perché io il primo lavoro non l'ho cercato, mi hanno chiamato tramite l'università. Okay. E ho avuto tre opzioni, poi ne ho scelta una delle tre, ovviamente. E però vedo che moltissimi dei miei colleghi o comunque delle persone che ho conosciuto in questo settore viene dall'Italia, di conseguenza credo che non sia preponderante studiare in Svizzera. Certamente può aiutare all'inizio, dopodiché se uno ha competenze che le abbia a Milano, si sposta in Svizzera, o che le abbia formate a Lugano e si voglia spostare a Milano, per me è lo stesso. Chiaro. E rispetto ai tuoi colleghi di studio magari in Italia, com'è andata la tua carriera rispetto a quella dei colleghi italiani? Pensi appunto che il fatto di lavorare in Svizzera sia stato un plus, oppure lo vedi magari oggi, dopo qualche tempo, un po' come un limite in qualche senso? Allora, ci sono dei motivi per cui è considerabile un plus, e sono il motivo principalmente per cui tutta la gente si sposta dall'Italia alla Svizzera, che è lo stipendio, esattamente. Dopodiché diciamo che a me piace molto viaggiare e vedere cose diverse, quindi io dopo i primi 2 anni a Lugano ho chiesto nella prima società in cui lavoravo di essere spostato a Ginevra, perché okay, vedevo il mercato un pochettino limitato. E ora invece sono in un'altra società, sempre con base a Lugano, ma che è molto interessante per me, perché diciamo che abbiamo orizzonti sulla parte di Zurigo. Okay. In generale anche su altre, diciamo, nazioni europee. Io credo che sia veramente il rapporto vita-lavoro in Svizzera sia ottimo, però che si dovrebbe guardare anche un po' a un business, diciamo, in espansione. Quello che vedo è che Lugano, se uno mira solo a Lugano, è un po' piccolina, magari per il settore dove sono io adesso, poi ovviamente cambia da settore a settore. Ma di preciso tu esattamente cosa fai? Cioè la tua mansione? Io faccio due lavori. Ho fatto un lavoro prima che era il classico lavoro di gestore patrimoniale, quindi avevo dei clienti privati, dovevo gestire allocazione del portafoglio,
E dopodiché col tempo mi è stato affidato un fondo da gestire, un fondo di investimento, quindi Equity, un fondo. Ok. Dopodiché il lavoro che faccio adesso invece è più spostato sulla parte IT, nel senso che io ho competenze di finanza e di gestione e mi integro con i miei colleghi che hanno competenze di programmazione, coding per gestire questo software, questo PMS. E di Cosa vuol conseguenza dire io PMS? È l'acronimo di cosa? Perfetto, Portfolio Management Software. Quindi, ok. esatto, un software di gestione che generalmente utilizzano i fondi o le società di gestione da affiancare ai dati che arrivano dalla banca, anche un po' per creare un controllo e poter fare delle analisi ulteriori rispetto a quelle che si possono fare con un normale banking o con gli strumenti che la banca fornisce. E di conseguenza io da questa parte mi occupo prevalentemente di tutta la parte che riguarda la gestione del cliente, carpire le sue domande, cercare comunque di aiutarlo nelle analisi e poi dall'altra parte, parlando con gli sviluppatori, di sviluppare il software in modo tale che vada a Ok. raccogliere le necessità dei clienti. E visto che comunque sei ancora giovanissimo, sicuramente te lo ricordi ancora, com'è stato l'inizio nel mondo del lavoro svizzero, contando che appunto tu sei italiano, quindi la tua formazione, il tuo background, la tua cultura comunque arriva dall'Italia. Com'è stato l'ingresso nel mondo del lavoro svizzero? Diciamo che la cosa è che penso come italiano siamo portati a non fermarci non lo so, se la giornata lavorativa finisce alle 5 o alle 6 non lasciamo cadere la penna. Questo è una cosa secondo me che ha molto valore, è una cosa tra virgolette che non si può applicare molto nell'ambito finance perché ci sono dei periodi dove si è overloaded e quindi si può andare avanti a lavorare fino alle 10 di sera. E degli altri periodi in cui è più tranquillo, generalmente l'estate, se non succede qualche cigno nero, diciamo, si sta più tranquilli. E quindi l'ingresso, diciamo che è stato molto soft per me, perché la maggior parte dei miei colleghi era italiano, comunque era frontaliere, Ok. e di conseguenza si parla molto di questa differenza. Tra, non so, lavoratore frontaliere, lavoratore svizzero, io non l'ho visto, a me hanno sempre trattato bene tutti i miei datori di lavoro, anzi benissimo, devo dire. Ok. Quindi queste secondo me sono stati un po' dei, diciamo tra virgolette, sono un po' dei pregiudizi che girano, ma non è la realtà, almeno per quanto mi riguarda, io sono Ok. felicissimo di essere qui e mi hanno aiutato molto nell'ingresso, devo dire. Sono stati. Bene. E se dovessi paragonare oggi appunto il tuo lavoro anche a livello remunerativo, quindi di stipendio, con il lavoro magari di qualche tuo ex compagno di università che ha studiato con te in Italia, quali differenze vedi tra loro e te? Cioè, chi è più contento, brutalmente detto? Ok, dipende, nel senso, secondo me ci sono un po' di aspetti da analizzare. Aspetto di stipendio fisso, sicuramente Svizzera, non ci Ok. sono dubbi, ma anche perché banalmente basta andare sulle tabelle cantonali, sul reporting dei salari, guardare il salario medio e generalmente c'è un vantaggio competitivo se si lavora in Svizzera, se si vive in Italia, che è chiaro a tutti. Questo è il motivo per Ok. cui credo la mattina 70.000 persone si svegliano e vanno dall'Italia alla Svizzera. E c'è sempre la coda alla dogana Esatto, che comincia proprio alle 6 di mattina, è vero, è vero. questo. Qualunque orario c'è coda, entrata e uscita. D'altra parte, io ho degli amici che lavorano a Milano e loro mi dicono che l'ambiente è molto dinamico, quindi forse il fatto è che si hanno più opportunità in una grande città che può essere Milano. Io ho anche degli amici che lavorano a Zurigo, anche lì mi dicono che è molto dinamico, sia il mio Ok. rispetto che Lugano. Ovviamente bisogna sacrificare un pochettino lo stipendio iniziale, però penso che le due alternative siano valide entrambe. Poi io credo alla fine che se uno vuole trovare il suo spazio lo possa fare sia a Lugano che a Milano, deve solamente muoversi. Però i due grandi trend sono che magari a Milano si hanno molte più, banalmente, università, molta più integrazione tra studenti, a Lugano ci sono
due università grosse, adesso non vorrei dimenticarne qualcuna che però sono la SUPSI e l'USI. E di Certo. conseguenza anche lo scambio di idee è differente. Dall'altra c'è da dire che io penso che il cantone svizzero compensi molto con iniziative di istruzione che sono aperte, basta andare sui siti dedicati e si trovano. Qua in che senso sui siti dedicati? Cos'è che Non lo so. intendi? Io sono molto interessato ad esempio alla parte di venture capital perché mi Ok. piace, o di startup, e la mia università o ci sono altre associazioni in Ticino che organizzano frequentemente, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, eventi gratuiti Ok. in cui chiunque può andare, può partecipare, può informarsi, poi ci sono dei corsi e su questo è molto attivo, forse perché essendo un territorio più piccolo è più facile venire a contatto. Magari a Milano ce ne sono 10.000 di queste iniziative, però ognuno fa il suo lavoro, Certo. poi la sera Sì, deve prendere. ecco, una cosa della quale effettivamente mi hai fatto venire in mente adesso, ci sono tutte queste iniziative sul territorio, io parlo del Canton Ticino, dove poi una volta che partecipi una volta ti invitano a quelli successivi e si innesca poi questo meccanismo per cui alla fine arrivi a conoscere persone anche davvero importanti, ma semplicemente perché magari ci hai fatto un aperitivo assieme. Quindi c'è queste esigenze, questa necessità poi da parte delle persone anche di confrontarsi, conoscersi, fare amicizia che ti porta effettivamente ad avere delle belle conoscenze. Tu sicuramente ne hai avute tante, ne hai sviluppate tante di amicizie. Quanto ti sono poi servite o sono venute utili per il lavoro, magari appunto aver conosciuto persone in questo tipo di attività? Allora, secondo me è fondamentale il networking per il lavoro in generale e magari anche per sviluppare la tua carriera in base a quello che ti interessa, perché alla fine magari io ho un background prevalentemente finanziario o economico, ma mi interessa la biologia per voler lavorare in quel settore, questo è un esempio puramente teorico. Non è che posso dire ok, adesso per 4 anni, o almeno io non posso, poi magari ci sarà qualcuno, per 4 anni smetto di lavorare, inizio un'altra università. Secondo me è importante magari farlo per gradi, quindi conoscere gente aiuta. Magari si conosce il ragazzo professionista che ha studiato biologia che vuole aprire un fondo biotech, non lo so, o gli Certo. servono finanziatori, e quindi qui a lui serviranno delle competenze che tu hai, a te. Il tuo lavoro, cioè il tuo sogno è andare a lavorare in biologia, di conseguenza si creano opportunità. Quindi Bello, mi piace io credo, queste esatto. connessioni neurali Esatto. nella vita reale, molto interessante. E dov'è che si cercano, diciamo, dov'è che le hai cercate tu queste opportunità, questi eventi? Magari hai dei siti web, delle pagine Facebook da consigliare, non so. Allora, io con il mio lavoro ricevo molte newsletter da parte delle banche, quindi alcuni sono eventi anche privati, però generalmente se si va sul sito delle principali banche svizzere organizzano sempre qualcosa di aperto. E dopodiché io vado in università, diciamo, dato che è molto vicino al mio ufficio, un giorno sì e l'altro pure dopo il lavoro. E quindi Ok. parlando specialmente con alcuni ex professori delle cose che mi interessano, magari le opportunità escono, sono loro proprio ad indicarmi. Ok. Quindi generalmente io tutto quello che cerco lo cerco tramite l'università. Poi ovviamente ci sono degli Perfetto. eventi ricorrenti in Svizzera, non so, a Lugano, al Palazzo dei Congressi, all'ACC, che alla fine basta, esatto, come dicevi giustamente te, Luca, basta entrarci la prima volta e dopodiché, se vuoi, Esatto. l'opportunità si presenta sempre. Quindi la strategia alla fine è sempre quella dello stalking e del paraculaggio. Quello funziona Esatto. sempre e a noi italiani viene sempre molto bene questa cosa. Quindi c'è sempre, almeno io vedo che c'è sempre poi interesse comunque a fare gruppo, a conoscere, insomma, è sempre molto interessante. Marco, un consiglio, già ci hai dato questo consiglio appunto di sviluppare comunque il networking perché genera poi delle opportunità. Un consiglio a chi vuole venire a lavorare in Svizzera e magari vuole venire proprio a fare il tuo lavoro, l'asset manager, anche se adesso appunto tu hai già switchato un po' sulla parte IT.
cosa consigli? Magari anche un ragazzo che sta facendo l'università in Italia, piuttosto che già un professionista che vuole magari sfruttare il fatto di andare a vivere in un posto magari un po' più tranquillo come Lugano rispetto a Ginevra, New York, Londra, con la famiglia. Cioè, secondo te quali sono le skill sulle quali bisogna puntare e magari mettere una lente di ingrandimento sul proprio curriculum? Allora, io partirei per un ragazzo, dato che comunque io non ho appena iniziato, ma sono 6 anni che sto lavorando in Svizzera. Di che anno sei, Marco, tu? 92. Quindi diciamo che mi reputo nella parte iniziale ancora. Per un ragazzo dico di, se è interessato nell'asset management, di iniziare in una società che abbia questo come core business, ma di entrare in qualunque posizione disponibile. Io sono entrato nella prima società come risk manager, okay, che non era quello che volevo fare, e poi bisogna, nel senso, seguire un po' la passione. A me piace, esatto, studiarmi le società. Io la sera dopo il lavoro mi studiavo le società e piano piano sono riuscito, okay, diciamo, a ritagliarmi uno spazio in questo. Esatto. Però per entrare, io ripeto, sono stato abbastanza fortunato, forse con l'università, non lo so, che ho avuto 3 offerte all'inizio, proprio prima di finire come stage curriculare, diciamo, prima di entrare proprio nel vero mondo del lavoro. Certo. Quindi questo, per un professionista, di arrivare al colloquio con dei progetti pratici, cioè non solamente le esperienze, ma dare un'idea. Ok, mi piace assolutamente. Guarda, ti faccio un esempio: noi stiamo cercando adesso una figura junior da far iniziare con noi, e è arrivato un ragazzo che non solo aveva un bel curriculum, ma ha detto: se guardate sul vostro sito c'è un articolo che ho scritto io. Ed è stato un colpo geniale, perché quindi è esattamente quello che dici tu: se arrivi con qualcosa di effettivamente pratico, colpisci l'interlocutore e le probabilità che tu faccia breccia sono maggiori, diciamo. Tu ci racconti magari un ultimo aneddoto riguardo a questa cosa? Cioè, fammi capire come hai fatto a scalare fino ad arrivare alla posizione che ti interessava nella tua società. No, era molto semplice, nel senso, come ho già detto prima, diciamo che parlerò più della prima intervista, della prima esperienza, perché quella che sto facendo adesso mi piace veramente tanto, ma sono all'inizio, perché ho cambiato da un anno. Ok. E quindi diciamo che sto ancora studiando bene quello come che si possa portare, esatto. Però diciamo che nella prima era semplice, a me di fare il risk manager mi interessava fino a un certo punto. Io la sera mi guardavo le società piccoline sul mercato italiano e il giorno seguente arrivavo al lavoro con dei report fatti da me e le mostravo ai miei colleghi, dicevo: cosa ne pensate di questo, cosa ne pensate di quello, e magari posso dire nel mio settore è importante magari far vedere anche al tuo datore di lavoro: io ho investito in questa società. Così non è che solamente porti il report, ma okay, fai vedere che ci credi. Riguardo invece al lavoro attuale di PMS, secondo me è stato molto utile aver avuto un'esperienza nell'asset management, perché okay, puoi cogliere appieno le necessità e quindi dire: io certo, questo report di performance e portafoglio lo facevo così su Excel. Noi ovviamente abbiamo dei tool molto più potenti di grafica e di calcolo, dico, però chiaro, si potrebbe impostare seguendo questo layout. Ok, chiarissimo, chiarissimo. Marco, grazie mille, sei stato gentilissimo, contentissimo di averti avuto ospite della prima intervista, che è andata ben oltre le mie aspettative, quindi insomma speriamo che anche chi verrà dopo di te riuscirà a mantenere il tuo passo. Grazie mille, grazie Marco. Grazie a te, Luca, e buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie, ciao ciao ciao. Ciao, ciao.